Siamo online. Via. Ci siamo. Buonasera, benvenuti. Buonasera a voi che siete in piazza, a voi che siete collegati via web. Intanto scusateci per questo ritardo che portiamo sulla tabella di marcia. Siamo in attesa, come vedrete, dalle sedie vuote di altri ospiti che ci stanno raggiungendo e tra pochissimo riempiranno il nostro dibattito. È il primo dibattito di questa festa che continua a essere ospitata a Vasto. E il titolo è, direi, emblematico: partecipare tra rete, piazza e palazzo. Per cui avremo tantissimi collegamenti via web e oltretutto la possibilità di partecipare in tempo reale e di interagire col nostro dibattito. Per cui io coinvolgerei subito Annalisa, perché Annalisa ci dirà come fare e a sì, fare Arianna. Domande ma anche a intervenire. Ciao, innanzitutto buonasera a tutti quanti. La vera novità di quest'anno è che appunto tutto quanto questa tre giorni, tutto l'evento potrà essere seguito oltre che in streaming anche su Twitter e tutti quanti avranno l'opportunità di interagire con noi perché potranno fare delle domande o ai nostri ospiti o comunque ai conduttori semplicemente digitando l'hashtag che è cancelletto Vasto 2011 senza spazio. Quindi aggiungendo questo hashtag nella domanda, noi poi vedremo tutte quante le domande che ci arrivano e ve le proporremo. Quindi twittando live, incontri intorno al web e questo appunto è il primo di questa festa. Allora chi si occupa, chi sta curando la parte web della festa, ma è qui sia per questo sia come movimentista, è Gianfranco Mascia, blogger e giornalista, Popolo Viola. E quindi Gianfranco, subito partiamo da questa scelta. Ah, la scelta è semplice, abbiamo già cominciato l'anno scorso, questo è il sesto anno di Vasto, abbiamo inventato questo web TV dell'Italia dei Valori che si chiama Web TV e di lì abbiamo coinvolto molti blogger, molti giornalisti online e abbiamo visto che ha avuto successo e quindi quest'anno, l'anno scorso avevamo quattro dibattiti web che non sono, noi diciamo dibattiti web però in realtà c'è già anche in questi dibattiti c'è il pubblico in sala. Però dicevamo che l'anno scorso hanno avuto successo questi quattro dibattiti, allora abbiamo pensato di quest'anno estendere, addirittura ci sono 13 dibattiti web. Chi ci sta visualizzando da casa, dalla regia mi dicono che ci sono già circa un centinaio di persone che ci stanno guardando e possono vedere il programma completo sul sito italiadevalori.it, tantissimi giornalisti, alcuni parlamentari, alcuni esponenti di società civile. Credo che questa sia una maniera interessante e importante di interagire con i cittadini. Twitter è stato utilizzato da Obama non solo nella sua campagna elettorale, ma ultimamente in un dialogo che ha fatto con i cittadini per raccontare le scelte sulla crisi economica e di solito loro fanno ogni mese un incontro con i cittadini in una sala, Town Tower mi sembra che si chiami, e l'ultimo che l'hanno fatto non chiedendo ai cittadini che erano presenti in sala di fare le domande, ma di twittare le loro idee e le loro domande. E la scelta che è stata fatta, perché allora Twitter funziona, è un piccolo post di poco più di 160 caratteri, e funziona che uno twitta un qualsiasi messaggio e poi chi ha l'account Twitter può retweetare questo messaggio, quindi può distribuirlo ai suoi conoscenti. E allora loro hanno selezionato i tweet che erano stati retweetati di più e Obama ha risposto dal vivo, ovviamente in una diretta web, tra l'altro la prima diretta streaming su Facebook è stata fatta. E poi ha retweetato le risposte e ha avuto un grande successo perché è un'interazione. Twitter si può usare sullo smartphone, si può usare sull'iPad, si può usare su un computer, un notebook. Qui è rapida, immediata. Abbiamo qui presente un signore che sta già twittando, un twittatore che sta twittando e quindi ci metterà. Scopriremo tra pochissimo cosa sta twittando, sì. Lo scopriremo in diretta, ecco adesso lo vediamo anche, però tra un po' arriverà il messaggio, ecco perché Annalisa in tempo reale ci darà i messaggi che arrivano, oltre alle domande anche le considerazioni di chi sta a casa. Sì certo, io vi interrompo appena pronti a essere interrotti. Qualche domanda.
E quindi niente, questa è la cosa che abbiamo voluto fare. Quindi un modo diretto per avere senza mediazione il parere di chi partecipa a questo incontro. Io vorrei salutare a questo punto subito chi è collegato via Skype, perché se possiamo collegarci subito con Marco Nurra. Sì, certo, possiamo subito entrare poi, oltre, questo è un incontro, no? Chi è qui magari farà fatica a capire cosa stia succedendo fuori da qui, e c'è un mondo intero che invece si muove e che partecipa, che ci ascolta e che entra in questa chiacchierata. E c'è anche Marco Nurra, Marco dell'Isola dei Cassintegrati, non so se ci senti. Lo stiamo chiamando, Marco è collegato a Madrid. Io ti sento, eccolo. Ti sentiamo, non so se riusciremo anche a vederlo. Ho un po' di fatica a seguire il dibattito in studio perché non ascolto bene quello che dicono. Quindi, non so se ci riesci a sentire, Marco? Sento molto confuso. Allora, proviamo intanto a capire quanto sia migliorabile l'ascolto di Marco. Nel frattempo vi presento Maruska Piredda. Allora, Maruska in questo dibattito, in questo incontro, ricopre un ruolo scomodo, posso definirlo scomodo? Non lo so, forse no, forse invece è un ruolo molto, molto comodo, vediamo, perché partecipare tra rete, piazza e palazzo. Abbiamo parlato della rete e di quanto e come partecipi la rete, così abbiamo accennato, poi però grazie a Marco non solo scopriremo meglio il potere del web, il potere di internet, poi ci sarà la piazza, quindi una riflessione sulla piazza, su questo momento storico, su quanto si stia muovendo e come, e poi c'è il palazzo. Certo. Ecco il palazzo, signore e signori, il palazzo. Maruska Piredda in questo caso rappresenta il palazzo perché è consigliere regionale dell'Italia dei Valori, per cui una voce importantissima, perché qua non si tratta di essere dentro, fuori, contro, solo, ma proviamo a capire che cosa significhi entrare dentro questo palazzo. Intanto da dove partiamo? Perché la tua esperienza è un'esperienza di cittadina che a un certo punto si arrabbia e si arrabbia tantissimo. Con chi e perché? Ok, allora sì, la mia esperienza direi che è insolita, perché il mio ingresso in politica anche casuale, se vogliamo. Tutto io non riesco a seguire la discussione del dibattito. Sì, nel frattempo credo che entrerà nella nostra chiacchierata non volendo Marco Nurra, perché provando tecnicamente a collegarsi, se avete bisogno di tempo. Posso, allora, sì, dicevo, tutto nasce in realtà dal fallimento di Alitalia e quindi da uno dei tanti fallimenti di quelle compagnie, di quelle aziende pubbliche che poi sono state accompagnate allo sfacelo. Ecco, lì in quel caso io mi arrabbiai. Tu eri un hostess. Ero un hostess, lo sono ancora perché sono in aspettativa, quindi poi spiegherò anche qual è il mio punto di vista su chi fa politica. Diciamo, in quel caso mi arrabbiai, non soltanto io, eravamo in molti ad arrabbiarci, e questa rabbia ha portato me e tanti miei colleghi a manifestare. In quel caso, continuo a ripeterlo, soltanto Italia dei Valori si avvicinò a noi, ma si avvicinò concretamente a noi che stavamo protestando, non soltanto tendendo una mano, facendo anche delle interrogazioni, perché è chiaro che molti di noi andarono ad interfacciarsi con diversi partiti. L'unico partito che probabilmente aveva la possibilità, perché in quel contesto era sciolto da quelli che erano stati i meccanismi che avevano portato poi la compagnia al punto che poi noi oggi sappiamo, e poteva manifestare, era Italia dei Valori. A me è stata data una possibilità, perché? Perché questo partito ha deciso di mettersi ad ascoltare qualcuno che veniva dalla società civile, cioè qualcuno che nella sua vita aveva fatto tutt'altro fino al giorno prima e che mai avrebbe pensato di ritrovarsi il giorno dopo ad occuparsi di quella che è la cosa pubblica, cioè di politica. Perché quello che possiamo dirci, e chiaramente coinvolgo anche Gianfranco, è che qualcosa si sta muovendo, ma qualcosa di grande si sta muovendo, quindi prima del referendum 1.400.000 firme raccolte in pochissimo tempo, il quorum che si raggiunge, la gente che non si ferma, l'Italia che si desta. Ma chi raccoglie questo movimento? Chi lo accoglie? Cioè, c'è qualcuno, Maruska dice, solo l'Italia dei Valori ascolta, accoglie e poi appunto si fa un percorso insieme. Chi sta raccogliendo questo movimento, quest'Italia che è in cammino? Ma io credo che tutti noi cittadini che stiamo facendo
quella che io chiamo una traversata nel deserto, nel senso che il deserto della politica italiana, per fortuna ogni tanto si incontrano delle piccole oasi, e nel caso di Marusca giustamente è stata l'Italia dei Valori e nel caso mio anche, ma ho trovato molte piccole oasi anche al di fuori dei partiti e certe volte soprattutto al di fuori dei partiti, nel senso che per esempio tu citavi quella dei referendum di giugno, è stata una bella boccata d'ossigeno importante e alcuni altri segnali, per esempio io sto partecipando insieme a dei ragazzi che si stanno riunendo in tutta Italia sull'onda degli spagnoli come indignati, con delle assemblee molto partecipate e con spirito democratico in cui non viene citato e apprezzato il concetto del maggioritario, cioè quindi del voto e quindi del sistema chi ha più voti vince nell'assemblea, ma piuttosto quello della convergenza, nel senso che è un tentativo di democrazia partecipativa in cui si dice anche le minoranze possono avere un'influenza e a volte anche cambiare idea strada facendo può essere utile per raggiungere degli obiettivi. E altre cose importanti, per esempio, lo dicevo stamattina a Radio 3, questo referendum, raccolta di firme sul referendum per abolire il porcellum e tornare al sistema precedente, non è il massimo, perché il sistema precedente è un sistema che prevede sempre dei collegi uninominali i cui candidati vengono scelti sempre dai partiti, però in tutta questa carenza di idee e di strumenti di partecipazione anche questo diventa uno strumento importante, se affiancato, dico io, alle primarie. Ecco, oggi mi ha scritto una mail Calabretta che ha inventato le doparie, che sono questo sistema in cui lui dice dopo aver vinto le primarie i partiti su alcuni temi importanti devono fare una specie di referendum per chiedere ai partecipanti, a tutti coloro che vogliono all'interno e all'esterno del partito, cosa ne pensano su alcuni temi specifici. E due o tre volte all'anno, lui dice, Calabretta, bisognerebbe fare questo referendum. E io lo sostengo, purtroppo lui l'ha saputo tardi, sarebbe stato utile coinvolgerlo anche in questo dibattito, però secondo me, e credo che anche i cittadini che sono, che io continuamente, con i quali sono in contatto anche su web, tramite Facebook, tramite tutti questi strumenti, Twitter, tramite il blog, la cosa che chiedono è solo una, quella di poter partecipare sul fatto che i partiti non siano sordi alle richieste della società civile. E secondo me questo è un punto importante che magari Marco dell'Isola dei Cassi Integrati potrebbe anche spiegarci bene. Proviamo a sentire se Marco in questo momento riesce a collegarsi con noi. Vediamo, forse sì. Lui è collegato? Lui è collegato, non riusciamo a vederlo, però lui ci sente. Però Marco, ci senti? Eccoti, ti vediamo anche. Forse bisogna aumentare il volume. Sì, così sentiamo anche le sue risposte. Io vi sento, ma ancora non vi vedo. Eccoci. Pronto? Eccoti, sì, ti sentiamo. Allora Marco, Isola dei Cassi Integrati, Isola dei Cassi Integrati che diventa un fenomeno, la decisione, l'intuizione, se volete, ciao, quella ciao di... Ciao Marco, aspetta. Ciao, però ora non vedo più nessuno. Ciao, aspetta, perché io ti sento, però ma non riesco a vederti. Parla con Stefano. Nel frattempo stiamo sentendo anche Stefano Corradino, direttore di Articolo 21, quindi anche lui sarà coinvolto. Sì, perché in questa... prima vi vedevo. Prima? Chi abbiamo? Dateci una mano a Corradino. Capire. Abbiamo Corradino. Allora, Corradino riesce a sentirci, ha sentito finora? Non vi vedo e non vi sento. Non ci vedi, però ci senti. Non so se riesci a sentire Stefano, finora la chiacchierata. Ok. Le domande di Arianna non ti arrivano direttamente? Probabilmente, però abbiamo perso anche Corradino in questo momento.
Non so, sta dialogando, dialogando con Allora, mentre proviamo io a mettere sento. A posto i collegamenti io Skype. Sì, io mi sento. Ok, anche noi ti sentiamo. Sì. E Marco? No, Stefano. Stefano. Allora, Stefano. Ci sentiamo, eravamo fermi sul, su un'Italia che si muove, un'Italia che dal pre-referendum raccoglie 1.400.000 firme, poi al referendum si raggiunge il quorum e ci chiedevamo questo movimento quanto sia poi ascoltato, preso in considerazione, quanto la politica accolga, risponda, faccia tesoro di questo movimento in atto. No. Riesca a cogliere. Questo non dobbiamo fare, se no fa eco. Quanto sia interessata a farlo, quanto se ne accorga. Beh, mi sentite? Sì. Beh, allora diciamo che la politica ultimamente ha cominciato a capire che i movimenti della società civile vanno ascoltati e non vanno cavalcati e parlo di una parte esigua della politica, perché buona parte o non comprende ancora la vastità di questi movimenti di base o altrimenti cerca di impossessarsene e di farne cosa propria. C'è una parte che non necessariamente è identificabile con un partito o con un altro, ma riguarda dei singoli esponenti che effettivamente capiscono la potenzialità rivoluzionaria dei movimenti all'interno e fuori del mondo della rete. In questo senso penso che il ruolo della politica debba essere proprio questo, di accompagnare positivamente quelli che sono i processi che si determinano all'interno dei movimenti di base, non cercare di cavalcarli, non cercare di farli diventare cosa propria, non cercare di mettergli un cappello sopra, ma invece cercando di recepirne le motivazioni, gli stimoli positivi, tutto quello che viene dal basso e che in qualche modo non ha interessi particolari e di parte, ma interessi collettivi, che sono quelli di cercare semplicemente di cambiare e di rivoluzionare l'esistente. Questo significa che si può essere con e non contro, e che forse ci si muove davvero, perché poi il rischio è questo: in un momento storico tra crisi, contro crisi, manovre e contro manovre, che ci si arrabbi e che si diventi solo contro. Beh, però io credo che questo dipenda molto dal fatto, da come i partiti che, fermo restando a mio parere costituzionalmente, sono coloro che dovrebbero fare poi la mediazione nelle istituzioni, recepiscono le istanze dei cittadini. Se i partiti continuano a occuparsi solo dei loro interessi o degli interessi delle lobby che rappresentano e non dei cittadini che avrebbero dovuto eleggerli, perché con questo sistema non li hanno eletti i cittadini, coi voti sì, ma non con le preferenze, e allora succede che la politica con la P maiuscola la fanno i cittadini grazie al web, o la fanno i cittadini grazie alla scesa in piazza, la fanno i cittadini grazie al lavoro quotidiano che fanno. Ci sono una marea di cittadini che fanno politica nell'associazione di volontariato, nel terzo settore e in tanti altri maniere, e questa politica è quella che sopperisce alla politica con la P maiuscola che dovrebbero fare i partiti. Marusca, tu sei un politico? Sì, io infatti a questo proposito volevo fare alcune considerazioni. Vi porto proprio il mio esempio personale. All'ingresso, cioè all'inizio del mio ingresso in politica,
Mi fu chiesto, ma lei è giovane e ha la sua prima esperienza, ritiene di essere in grado di fare politica? Ecco, questa domanda mi fu posta in realtà quando la legislatura era già iniziata da circa 6-7 mesi. Ma, vi dirò che davanti a questa domanda io sono rimasta un po' perplessa, perché giustamente Gianfranco diceva, in questo momento storico, per assurdo, i cittadini fanno la politica. Cos'è successo? È successo che entrando in quello che voi definite il palazzo, io ho scoperto che se voi mi chiedete se sono una politica e per politico intendete colui che è in grado di stabilire delle relazioni anche trasversali alla fine di mantenere ben saldi i propri interessi, quelli delle proprie lobby, quelli del proprio elettorato per garantire a se stesso una continuità politica, io vi dico non mi riconosco in questa politica. Ne parlavamo anche un po' prima all'inizio del dibattito. Ecco, io credo che e rimango dell'idea che fare politica sia interessarsi e cercare di fare qualcosa per le persone, per i cittadini, che altro non sono se non quello che siamo noi. Cioè non è che chi entra nel palazzo diventa qualcos'altro rispetto ai cittadini. Purtroppo però si tende a fare questo, cioè ci si siede su una poltrona e immediatamente si ha la supponenza di essere migliori o comunque di essere diversi. E questa poltrona ti piace così tanto che poi cioè, hai difficoltà a staccartene. Grillo direbbe che ti ci attacchi come una cozza allo scoglio e non la molli più. È un dato di fatto e prima ne parlavamo, vi dicevo, capita spesso che davanti alla discussione di alcuni argomenti che oggettivamente richiederebbero di schierarsi in un determinato modo, in realtà ci siano posizioni diverse. È bene che ci siano posizioni diverse perché dalle posizioni diverse scaturisce un dibattito che porta poi a fare delle scelte anche diverse, a volte migliori. Però su dei dati oggettivi, ad esempio in un momento di crisi, se si parla di tagliare i disabili, tagliare l'assistenza ai disabili a scuola, di non garantire a loro la possibilità di avere un mezzo che li porti a... Cioè, sono delle priorità davanti alle quali non si può dire aspetta, vediamo cosa fare. Eppure i tagli sono stati altissimi. I tagli sono stati fatti, ma l'assurdo è che anche quando si taglia, anche in momenti di crisi, la priorità per certa parte della politica rimane una, che è il proprio elettorato. E questa è la cosa drammatica. Per quello i cittadini fanno politica, perché la politica si è talmente dissociata dai cittadini che continua a fare dei provvedimenti che servono a se stessa. E allora se voi mi chiedete, ti senti una politica? Io dico, se per politica intendiamo quella possibilità che qualunque cittadino dovrebbe avere di fornire un qualcosa di positivo alla res pubblica, alla società civile, alle persone, sì. Se per politica intendete la politica che oggi si sta criticando, io vi dico non mi sento tale. Si può entrare nel palazzo, stare a palazzo senza diventare casta? Credo di sì. Credo che questa cosa si possa fare un po' perché io la sto facendo, un po' perché ritengo che sia in atto un processo di trasformazione. Nel consiglio regionale in cui mi trovo io ci sono parecchi giovani. Nel frattempo, scusa Maruzza, ti interrompevo, sono arrivati i nostri eroi. Benvenuta Francesca Fornario, autrice satirica, e ce l'abbiamo fatta, ci siamo ritrovati. Ad Alessandro Giglioli, blogger, giornalista dell'Espresso, grazie per essere qui con noi, ce l'avete fatta. E a Emanuele Toscano, che è un sociologo e quindi ci racconterà chi siamo, come siamo anche da questo punto di vista. Siete arrivati su questa domanda, visto che il titolo di questo nostro incontro è partecipare tra rete, piazza e palazzo. Il palazzo è Marusca Piredda, per cui lei rappresenta il palazzo, colei che partendo da cittadina molto arrabbiata, ostessa l'Italia, viene accolta, ascoltata dall'Italia dei Valori, entra a palazzo e la domanda su cui siete arrivati è: si può entrare a palazzo, stare dentro il palazzo senza diventare casta? Qui ci siamo fermati.
Allora, io ritengo, e a questo punto do una risposta assolutamente personale, che questa cosa si possa fare. Ci vuole un po' di coraggio, perché quando entri nei meccanismi della politica non sei mai solo, quindi devi interfacciare con interessi di diverso tipo, davanti ai quali molto spesso devi avere il coraggio di scontrarti, perché quando ti scontri spesso con interessi più grandi di te, con poteri forti, il rischio è quello di essere tagliati fuori. Cioè, se sei una voce solitaria, il rischio è quello che tutte le altre voci tendano a farti comparire come un qualcosa di strano, un qualcosa che non va. Io invito i giovani che si affacciano oggi alla politica e che come me sono alla prima esperienza ad avere un po' di coraggio, cioè il coraggio di prendere delle posizioni anche banali, ovvie, non è che serva una scienza, su quelle che sono delle situazioni oggettive con quella spontaneità e quella immediatezza che viene forse un po' dall'ingenuità di credere ancora in una politica che può fare qualcosa. Dal Palazzo proviamo a tornare alla rete, proviamo a tornare con Marco Nurra, vediamo se riusciamo a collegarci via Skype con Madrid. No, in questo momento si è disconnesso, quindi non riusciamo, non ce ancora l'abbiamo. Comunque, però Marco mi approfitto di questa interruzione per leggerti alcuni messaggi che ci arrivano su Twitter. Per esempio Stefano Ravagnan dice: gli italiani delusi dalla politica cannibale hanno voglia di partecipazione e riscatto. Nello stesso genere è un altro messaggio di Domenico che dice: occorre assolutamente maggiore trasparenza su quello che viene e non viene fatto in Parlamento. Dobbiamo assolutamente farci rappresentare da parlamentari, da noi eletti e non da mercenari corrotti e corruttori. Quindi sicuramente in riferimento anche al referendum per abolire il Porcellum. Queste sono le cose che le persone, gli italiani vogliono. Siamo partiti da questo grande movimento che è in atto, da questi segnali che non sono segnali piccoli, ci siamo chiesti quanto, riassumo un po' per loro che sono appena arrivati, ci siamo chiesti quanto tutto questo movimento sia accolto, sia recepito, sia preso in considerazione poi da chi sta in alto, quanto e come. E Marco Nurra dei Cassa Integrati ci direbbe che la rete Facebook, la decisione di mettere su Facebook un gruppo che si chiama proprio l'Isola dei Cassa Integrati, che fa eco all'Isola dei Famosi, che fa eco a una trasmissione televisiva molto appunto nota, e poi ha un successo incredibile, diventa un blog e fa sì che la protesta, una protesta operaia, diventi un fenomeno mediatico. Quindi ad Alessandro Giglialì chiederei: il web costringe in questo caso gli altri media a occuparsi, a sapere, a sentire e a parlare di un caso come appunto quello degli operai che protestano? Sì, Marco è stato molto bravo, perché io ho seguito fin dall'inizio le vicende dell'Isola dei Cassa Integrati, perché sono casi di, come dire, figli di operai che però sono digitalizzati, e quindi digitalizzati e sono andati all'estero, no? Uno a Londra e uno a Madrid, e hanno messo insieme una rete sociale che ha riportato, come dire, nel XXI secolo una questione come la questione operaia, che era considerata una questione del XX secolo. L'hanno fatto attraverso una parodia amara di un reality show televisivo portato sulla rete. Quindi sono stati bravissimi in termini di notiziabilità, no? Di capacità di sfondare i media. Il rapporto fra... Io non so come... alla domanda a cui stavate rispondendo quando siamo arrivati non sono in grado di rispondere. Proprio prima, venendo qua in macchina, si parlava di uno dei grossi problemi dei parlamentari italiani, che è quella dell'autoperpetuazione, del lavorare più per perpetuare se stessi, per perpetuare il proprio mandato, che non per il bene comune. E questa è una, come dire, un'esperienza quotidiana. Io non mi occupo direttamente di... non faccio il cronista politico, ma ho frequentazioni abbastanza ampie con parlamentari della Repubblica, ed è vero, se si parla con loro off records, uno dei maggiori problemi, uno degli argomenti più gettonati dei loro discorsi è quanto ti manca arrivare al vitalizio, quante possibilità hai di essere rieletto, e questo è un problema molto, molto pressante secondo me, che rende stringente la questione del limite dei mandati. Ci si può chiedere perché? Ma perché è una questione amplissima che, come dire, affonda le sue radici in una visione della politica che è quella
finalizzate più a sistemare se stessi che non a sistemare il bene del paese, il bene degli altri, la visione della politica non certo come servizio. È una questione molto complessa, se vuoi la proviamo a affrontare. Se vogliamo parlare di internet e del fatto che una manifestazione, che un movimento, che un attivismo abbia bisogno dei mainstream media, abbia bisogno di uscire dalla rete, specialmente in Italia, dove la frequentazione della rete è comunque limitata a una fascia, se non minoritaria, circa metà della popolazione, e non tutta questa metà sicuramente frequenta i siti e i siti sociali in cui si fa attivismo. Quindi è ovvio che c'è bisogno di uscire dalla rete. Poi Emanuele, che è stato uno dei protagonisti della nascita del Popolo Viola, è in qualche modo l'incarnazione di questo passaggio, no? Di come il movimento del Popolo Viola abbia avuto successo anche, se non soprattutto, quando poi è uscito dalla rete. Questo perché? Perché forse, ho tempo, 5 minuti? Sì, sì. Perché forse noi dobbiamo chiederci prima di tutto che cos'è la rete in termini politici. Cioè noi chi è cresciuto con la rete negli ultimi 10 anni, cresciuto non parlo solo in termini anagrafici, parlo anche in termini culturali di miglioramenti di se stesso, si è convinto poco a poco che la rete sia un luogo di libertà, di nascita di movimenti, eccetera. Poi dopo, negli ultimissimi anni invece, c'è stata, specialmente negli Stati Uniti, la crescita di un gruppo di intellettuali, di scrittori, di filosofi che ci hanno detto: attenzione, non è così o non è soltanto così, no? Mi riferisco a alcuni scrittori che forse chi frequenta la rete un po' ha letto, tipo Jaron Lanier, piuttosto che Lee Sigler, che proprio ultimamente è uscito in Italia con questo libro che si chiama Homo Interneticus, no? Sono tutte considerazioni molto, molto interessanti. Io credo che nelle realtà digitali più avanzate, come quella americana, sia stato inevitabile andarsi in un paese dove quasi tutti hanno un collegamento internet, dove la banda è infinitamente migliore della nostra, sia stato inevitabile andarsi a fare questa domanda, cioè a chiedersi qual è anche l'altro lato della rete, se ha degli elementi negativi, no? Allora è il luogo del caos, secondo per esempio Jaron Lanier, è il luogo dell'economicizzazione della persona, dice Sigler, che in qualche modo Sigler ci riporta a una critica quasi marxista della rete. In Italia la situazione è un po' diversa, infatti noi abbiamo visto che questi filosofi sono stati, questi pensatori, questi scrittori sono stati poi utilizzati da chi invece ha una visione neoluddista, cioè da chi invece ostacola la rete o per convincimenti, per arretratezza culturale, oppure semplicemente per interesse. Noi, in Italia Berlusconi ha interesse a disincentivare la rete per almeno 2 motivi, cioè primo perché la rete crea dei movimenti e degli spostamenti elettorali, l'abbiamo visto anche con il referendum e con le elezioni di primavera, che non gli sono di giovamento; secondo perché la rete si mangia della pubblicità che prima andava in televisione, quindi ha un interesse sia di tipo politico, sia come leader del PDL, sia come proprietario del maggior gruppo televisivo, a disincentivare la rete. Non è un caso, io non sono un cospirazionista, ma non sono neanche così naif da ritenere che sia casuale il fatto che l'Italia sia l'unico paese del G8 che non ha un piano digitale, un piano per la crescita delle infrastrutture digitali, perché la rete è comunque un elemento di destabilizzazione dell'establishment politico e di grosso movimento della pubblicità. Io leggevo proprio ieri le cifre della pubblicità in Italia, no? Nel primo semestre del 2011 tutta la pubblicità è calata sulla carta stampata, in televisione, in radio. L'unico settore che dà un segno più rispetto allo stesso periodo del 2010 è internet. Noi sappiamo che Berlusconi è nato con la pubblicità, ne segue il mercato, e quindi non è sicuramente una cosa che a lui... Soprattutto la rete ridimensiona il dio televisione. Certo, lo ridimensiona sia negli ascolti, nella considerazione. E cambia il sistema cognitivo, tutti i rapporti a un medium, non più in modo verticale come puro ricevente, ma anche come creatore di contenuti. E soprattutto se il dio televisione ti impone un contenuto che non è giusto, non è vero, glielo smonti. Penso alla figurante a forum, si finge aquilana, finge di aver ricevuto la casa, di stare molto bene, dopo un tempo X brevissimo la rete smonta il tutto, osa contraddire quel che il dio
fino adesso, no? Se l'ha detto la televisione è la verità, quindi c'è una rivoluzione totale da questo punto di vista, e dice la TV non dice la verità, quella non è un'aquilana, non è una persona che ha, non ha più la sua casa, ma è una che è stata pagata e che sta dicendo delle cose, quindi il giocattolo passa da un'altra parte. Certo, la rete contiene le verità, non la verità, perché la contaminazione di idee e di... e la contrapposizione di idee e di versioni in rete è talmente ricca che ti consente di avere a che fare, con, di rapportarti, di confrontarti con più versioni, con più analisi, con idee contrapposte molto più di quanto non avveniva prima. Tutto questo crea, poi se vogliamo dopo possiamo approfondire questo tema, crea secondo me quella che è proprio un cambiamento del, del sistema cognitivo, no? Poi c'è la questione, e poi passo la parola agli amici, c'è la questione se la rete ha fatto o no le rivoluzioni, no? Questo è il grosso tema che si è posto soprattutto dopo il Nord Africa. Qui c'è stato secondo me un grosso equivoco, perché si è detto che la rete ha fatto le rivoluzioni perché i ragazzi hanno organizzato i loro corteo, i loro ritrovi via internet. Questa è una cosa che si diceva 10 anni fa, lo diceva Howard Rheingold nel suo libro Smart Mobs, però in generale si è ridetta a seguito delle rivoluzioni in Nord Africa. Io sono convinto, non conosco bene la realtà nordafricana, conosco altri paesi in via di sviluppo dove la rete è stata fondamentale nel cambiamento di regimi, come il Nepal per esempio, dove la rete è stata fondamentale per abbattere la monarchia. Io sono convinto che la rete fa le rivoluzioni non nel momento in cui le fa, ma molto prima, cioè quando comincia a cambiare la testa delle persone, a far capire, a creare dialogo, a creare contaminazione, abituarti ad abbeverarti una pluralità di fonti, come si diceva prima, e non a una fonte sola, ti abitua al confronto critico. Quindi non è che la rete fa la rivoluzione al momento, quando Mubarak oscura internet, la rivoluzione è scoppiata, sì. È troppo tardi, è troppo mi dispiace, avresti dovuto scurare come ha fatto la Birmania 10 anni fa, sì. No? E allora lì è più difficile lo sviluppo. Quindi questi sono alcuni dei addirittura io sentivo l'altro giorno Alec Ross, che è uno dei consiglieri, è stato uno dei consiglieri di Hillary Clinton, adesso della Casa Bianca, per quanto riguarda la strategia in rete, dire una cosa che secondo me forse merita una riflessione, poi se vuoi parliamo anche di questo. Cioè, secondo lui la rete ha, lui paragona la rete alla rivoluzione della stampa, no? La rivoluzione della stampa di Gutenberg ha portato al protestantesimo e poi all'illuminismo, perché ha messo in crisi il rapporto mediato fra l'uomo e Dio che i sacerdoti tenevano per sé, no? E sappiamo quanto la rete sia disintermediazione, esattamente come lo è stata la stampa della Bibbia. Ecco, lui dice non sappiamo a cosa porterà la rete, ma crediamo che il tipo di rivoluzione culturale che importerà sarà almeno pari a quella della stampa che ha portato appunto al protestantesimo e all'illuminismo. Salutiamo anche Francesca Fornario, autrice satirica. Lo dicevamo, satira e web, cioè se la satira è già forse, cioè con la satira è quello che ti permette di spingerti più di tutti gli altri, no? Con il web che succede? Cioè dove può arrivare? Dove riesce ad arrivare? Riesce ad arrivare dove non può più arrivare in televisione. E oggi è di oggi la notizia che la RAI non trasmetterà più Parla con me, il programma di Serena Dandini, un programma satirico, non è il primo caso. Corrado Guzzanti ha anche dovuto andare via dalla RAI e ha fatto un programma su Sky che ha una platea di pochi eletti. E vediamo il ruolo che ha avuto la satira invece per esempio nella campagna per Pisapia, no? Cioè la satira era un mezzo libero come internet, libero dal punto di vista stilistico proprio, è una libertà di espressione molto maggiore rispetto a quella della televisione, ha avuto un potere straordinario. E io penso infatti, tornando a quello che diceva Alessandro, cioè se internet è o non è uno spazio di libertà, fino a che punto lo è, fino a che punto serve ad emancipare il linguaggio e la cultura, io credo che in Italia, a differenza che in altri paesi, internet abbia questo valore, cioè in un paese dove la televisione è completamente soffocata, non soltanto perché è in mano a Berlusconi che controlla 6 reti televisive, cioè uno compulsivo perché avere 6 reti televisive, non so, come quelli che collezionano le farfalle, no? Cioè, viene fa anche quello, sale a vedere la collezione di reti televisive, un altro elemento. Però vediamo che in realtà in RAI, paradossalmente ancor più che in Mediaset, è controllata l'informazione, è controllata anche il linguaggio televisivo, cioè non soltanto il contenuto ma anche proprio il mezzo, e quindi la satira fa molta paura. Che è successo con internet? Che su internet, dove il linguaggio non è fino adesso controllabile, poi infatti vediamo che ci stanno provando in tutti i modi, no? Vogliono provarci con l'obbligo di registrazione per i blog e con l'obbligo anche di pagare per chi realizza dei video su internet, quindi si è capito che c'era un passaggio ulteriore perché la pericolosità
pericolosità è quella, cioè fare concorrenza alla televisione con lo stesso linguaggio. E che io penso che in Italia internet abbia questa funzione straordinaria, soprattutto adesso in questi anni, di poter veicolare dei video, quindi un contenuto uguale a quello della televisione, anche se fatto con mezzi più poveri, non ha importanza, ma di fare concorrenza alla televisione sullo stesso, con lo stesso tipo di linguaggio, ma con una libertà 100 volte superiore. E io nella mia vita precedente ho lavorato a TV Sorrisi e Canzoni, facevo l'esperta di cartoni animati, ci sono arrivato in un modo fortuito che non sto a dirvi, e quello è stato uno straordinario punto di osservazione, perché da TV Sorrisi e Canzoni proprio vedevo come si facevano i palinsesti, come Rai e Mediaset si mettono d'accordo, no? Nel senso, c'è proprio materialmente una persona al telefono che dice guarda che loro mettono Montalbano, allora il mercoledì, dice allora noi mettiamo, e quindi io non sono mai stata una grande spettatrice di televisione, ero lì perché amavo molti fumetti, cartoni animati, ero una giornalista e dovevo pagare l'affitto, però in quei 2 o 3 anni in cui sono stata lì ho visto invece molta televisione e ho capito una cosa fondamentale di come funziona il linguaggio televisivo. E questo è un discorso che apparentemente non sembra politico, invece è molto più politico del discorso riguardo il TG1, il fatto che Minzolini nasconde le notizie. E cioè la televisione berlusconiana funziona, adesso imitata dalla Rai perfettamente, cioè la Rai è la brutta copia, quindi funziona anche meglio della televisione berlusconiana, funziona con un meccanismo che io ho chiamato il meccanismo dell'incidente stradale, e cioè prima dell'arrivo della televisione privata di Berlusconi, la RAI aveva l'ambizione, cioè la televisione aveva l'ambizione di elevare, non soltanto culturalmente, ma proprio elevare la vita delle persone, la qualità di vita delle persone, quindi offrendo anche un intrattenimento, no? Cioè aveva l'ambizione proprio di migliorare anche l'umore, migliorare, accrescere la cultura. La televisione commerciale aveva un'altra missione, aveva ed ha un'altra missione, che era quella di tenere incollate il maggior numero di persone possibile, per la maggior parte del tempo possibile, al televisore. Quindi non era più importante per quale motivo le persone restavano lì, che cosa tu davi a queste persone, ma farle rimanere lì. Quindi il meccanismo dell'incidente stradale è questo: quando c'è un incidente per strada, quanti di voi si fermano a guardare? Un po' viene spontaneo, no? A prescindere dal fatto se uno è laureato o non laureato, c'ha fretta o non c'ha fretta, cioè non importa, vedi l'incidente, ti fermi là, viene spontaneo, guardi quello che si è fatto. In realtà restiamo a guardare, anche se non serve a niente quel guardare, no? Al di là uno può chiamare i soccorsi, ma una volta chiamati i soccorsi, mentre noi guardiamo l'incidente stradale non ci chiediamo questa cosa ci fa bene, sto bene adesso, che faccia faccio mentre guardo l'incidente stradale? Faccio una faccia tipo, che è un po' la faccia che facciamo quando guardiamo i programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Cioè il pubblico di Uomini e Donne non è un pubblico che dice mi guardo questa cosa perché è bella, perché mi piace, è un pubblico che si guarda quella cosa sapendo che quella cosa fa schifo e gli fa schifo, fa più o meno questa faccia qui mentre lo guarda. Quindi sta male mentre guarda quella televisione, sta male dopo, torna in ufficio che è isterico, tratta male i colleghi e non si rende conto di essere vittima proprio di questa nevrosi, cioè resto lì perché quella televisione così urlata che fa leva sui bassi istinti fa sì che io rimanga attaccato. Perché dico che questo è un ragionamento politico e perché dico che internet può rompere questo giocattolo? Perché queste ormai 2 generazioni almeno complete che sono cresciute davanti alla televisione berlusconiana, e ripeto, in questo la RAI è la stessa cosa, perché non so se voi riuscite a distinguere una buona domenica con l'altra, i programmi di Barbara D'Urso, quelli della Dosani o quelli delle Filippi, non sono granché distinguibili perché tutti fanno leva su questo meccanismo, cioè alzare i toni del discorso, fare una televisione molto urlata, molto aggressiva, perché l'aggressività fa sì che il pubblico rimanga incollato, perché attiva dei meccanismi tipo la paura, il bisogno di difendersi, la necessità di empatizzare con chi viene attaccato, che è la stessa cosa che usa Berlusconi quando dice i giudici mi perseguitano, e no, cerca di empatizzare con le persone. Quindi la televisione berlusconiana funziona così, attiva questo meccanismo di difesa, le persone rimangono incollate a guardare quella televisione ed è molto più pericoloso quel rimanere incollati piuttosto che il guardare il TG1, cioè quello è un passaggio successivo ed è meno pericoloso non avere accesso alle notizie. Cioè quando passa quel linguaggio, il linguaggio che rende le persone infelici senza che queste se ne accorgono, quindi rende sostanzialmente le persone nevrotiche, la politica berlusconiana ha vinto. Perché? Perché ha delle persone che non sanno più come si fa a essere felici, non lo sanno, cioè le persone che prima in Rai guardavano Mina, Vianello, ma senza arrivare a dire appunto il anno zero, il dibattito politico o l'approfondimento Quark, così, no, prendiamo proprio l'intrattenimento, le persone che guardavano quella televisione erano persone che stavano meglio mentre guardavano quella televisione, un po' come so, chi ascolta la musica jazz o che musica, qualunque musica vi piace, guarda così, un film al cinema, comunque. Esatto, sono persone che stanno meglio, non ne godono, sono più allegre. Le persone invece che si sono abituate a nutrirsi di questa televisione sono persone che non stanno più bene, nemmeno se ne accorgono più.
Ed è chiaro che la politica a queste persone che sono perennemente infelici, perennemente cariche di aggressività, può molto facilmente dire tu stai male per colpa degli immigrati che ti rubano il lavoro, perché queste sono persone desiderose di avere un nemico, una giustificazione al loro malessere, e quindi diventa molto complicato per chi fa politica a sinistra invece trasmettere dei messaggi diversi, dei messaggi di inclusione, perché presuppongono che le persone sappiano come si fa a stare bene, come si fa a stare bene insieme, a essere solidali. Io credo quindi che internet, non soltanto per chi fa politica, ma anche per chi fa arte, per chi fa cinema, per chi fa satira, per chi fa insomma, comunicazione artistica e non può fare in televisione, sia proprio l'occasione di riscatto. Cioè tu facendo dei video su internet puoi insegnare di nuovo alla gente a sorridere, a divertirsi, a godere di alcune cose, a imparare dei linguaggi più complessi, perché la televisione berlusconiana semplifica moltissimo il linguaggio, no? A pochissime parole, ai gesti che prendono il posto delle parole. Invece su internet noi possiamo riconquistare quella complessità, possiamo di nuovo insegnare alle persone a essere contente, e finché non si fa quel passaggio culturale lì, ma è anche inutile provare a fare una politica diversa, perché una politica diversa parla un linguaggio troppo complesso per essere capita, e allora il rischio è che poi se no la sinistra si trova a dire le stesse cose della destra, a inseguire la destra sul terreno dell'esclusione, e la gente si perde e ci si perde sui termini. Poi magari proviamo ad aprire una parentesi, una piccola digressione sui termini, no? Su quanto alcuni termini, perché quando Francesca parla di felicità, tira in ballo l'essere felici, sembra che in questo momento bisogna solamente essere persone dentro un mercato, una logica di mercato. La parola credo che abbiamo sentito di più quest'estate forse è stata spread, e comunque quelle a seguire, però il mercato e i mercati regnano su tutto. Essere felici sembra veramente arrivare da Marte e dire felicità, cioè esistono ancora queste parole? Di che cosa ci nutriamo per arrivare a questo? Del mercato? Questo però lo lasciamo in sospeso, poi magari riprendiamo proprio un po' il discorso sul linguaggio, su quanto ci faccia bene o male anche parlare in un certo modo. Proviamo a collegarci di nuovo con Madrid, con Skype e con Marco Nurra. Marco, io ti lascerei la parola perché il collegamento, diciamo, botta e risposta ci crea un po' di difficoltà, quindi se ci senti parti. Sì, allora io volevo ringraziare innanzitutto tutti gli ospiti, Alessandro per aver fatto una breve introduzione dell'isola dei Cassintegrati, c'era qualche problema di linea. Il nostro caso è emblematico delle potenzialità della rete, in quanto noi partendo dal basso, da zero, siamo riusciti a creare una notizia. Come diceva Alessandro, abbiamo inciso molto sui criteri di notiziabilità che usano i mass media italiani. Normalmente una protesta di lavoratori che nasce in Sardegna non riesce a solcare il mare per arrivare nelle televisioni italiane. Non so, molti di voi conosceranno l'isola dei Cassintegrati. Io e Michele Azzu, figlio di uno dei Cassintegrati, ci siamo ritrovati a lottare al fianco dei lavoratori pur vivendo all'estero. Io vivo a Madrid, Michele vive a Londra. Quindi è stata veramente una maniera di sfruttare le potenzialità della rete a pieno. Ed è stato anche per noi come una specie di incontro fra generazioni, e forse questo è l'elemento. Un elemento importante. Sì, direi l'elemento fondamentale, anche tornando a quel non essere sempre solo contro, no? Perché poi c'è lo scontro. Politica, pronto? Antipolitica, eccoci, è caduto. Giovani vecchi, giovani anziani. Eccoti Marco, ti sentiamo. Mi senti adesso? Sì. Non lo vediamo però. Meglio fare solo video, solo audio. Okay. Quindi vi stavo raccontando. La storia dell'isola dei Cassintegrati ci ha permesso di esplorare e di conoscere le potenzialità della rete e delle reti sociali. Si può fare tanto. Io non so se quello che dobbiamo veramente auspicarci noi sia una rivoluzione sul modello nordafricano, quindi non starei a guardare tanto in là, magari guarderei più la Spagna. Ecco. Diciamo che con la rete possiamo tagliare tutte le distanze, che non sono già solo distanze geografiche, ma anche distanze di età, distanze di luoghi sociali. Noi dell'Isola dei Cassintegrati abbiamo fatto il primo passo, e ora quello che stiamo facendo è un po' allargare la nostra realtà ad altre proteste operaie. Parliamo di lavoro grazie alla collaborazione continua di redattori, comunicatori, aspiranti giornalisti che raccontano.
Allora, intanto ricordiamo il blog che è www.lisoladeicassaintegrati.it. Oltretutto il tutto è diventato anche un libro che è Asinara Revolution, e tra le cose che sorprendono, ma insomma forse sì, forse vale la pena di sorprendersi, c'è il fatto che la protesta dell'Asinara oggi è chiusa. Però nel corso dei mesi si sono ritrovati ad avere tantissime richieste, cioè tantissime persone, tantissimi cittadini, tantissimi lavoratori in lotta, tantissime aziende hanno chiesto di essere sostenute nello stesso modo in cui sono stati sostenuti sì, i cassintegrati, appunto, che protestavano a Porto Torres. Direi che questo è significativo del fatto che probabilmente sotto, per esempio, con il web e con questa azione sono riusciti a sopperire e a prendere il posto di una parte, diciamo non tutto, però ma sicuramente una parte del sindacato che non ha svolto il suo ruolo. Quindi è importante questo ruolo che il web aiuta e facilita. L'intermediazione tra soggetti, e probabilmente questo, come diceva Alessandro, è uno dei compiti più importanti del web, credo che in tutti i campi questo sia fondamentale. Cioè, questo web e piazza colmano vuoti? Diciamo che quello che dicevo prima, nel senso che secondo me colmano mancanze di chi dovrebbe coprire, di chi dovrebbe fare intermediazione e di chi dovrebbe recepire le istanze che i cittadini normalmente pongono. C'è questa chiusura in molti politici e in molti partiti. Io credo che ognuno, secondo poi i suoi ideali, sia giusto non buttare solo croce addosso il palazzo, perché è vero, e poi io sono uno dei primi che lo dice, che ci sono la stragrande maggioranza dei politici che sono una casta, eccetera, però secondo me ci sono dei motivi per poter pensare che ce ne sono alcuni che invece fanno il loro dovere. Io vedo in moltissimi dibattiti alcune persone che potrebbero starsene in panciolle a casa loro, però li vedo in moltissimi. Vita è uno di questi, Vincenzo Vita, Pedica per esempio è un altro, adesso per fare due esempi ce ne sono, Smeriglio di Sinistra Libertà a Roma è un altro che gira molto, secondo me ci sono. Non ci fermiamo a tre. No, come ci fermiamo a tre? No, non voglio, adesso non ce ne sono molti di più, però. Molti di più probabilmente, però ci sono persone che nella politica, però la cosa importante secondo me è che probabilmente il web aiuta molto anche a cambiare certi tipi di linguaggio, perché il grosso problema che c'è anche è che noi ci portiamo dietro, io personalmente la sto combattendo questa battaglia, che è quella di abbandonare un attimo il fardello delle vecchie uso di vecchie parole che allo stato attuale magari non hanno molto significato, come diceva Moretti, ma le parole sono importanti, no? Per esempio, mi è venuto in mente che io ho una figlia di 18 anni e lei quando sentiva i discorsi tipo stato sociale, no? E lei mi diceva: papà, per me lo Stato è Berlusconi in Italia, cioè nel senso è quello. E quindi cosa vuol dire Stato? Sociale, io una reale società non la vivo, perché vivo nella mia scuola, per esempio, faccio fatica a condividere con gli altri un sentire comune, una protesta, perché fa una scuola particolare che è una scuola professionale, la scuola di cinema TV, che tra l'altro però gli altri pensano solo al loro interesse e non riesco a socializzare questa cosa qua. Quindi una parola così, secondo me. E allora però molto spesso noi ci mettiamo a utilizzare vecchie parole, vecchie ideologie che alla luce attuale, secondo me, non hanno molto senso, invece di capire che il mondo sta cambiando e che, soprattutto in Italia, negli ultimi 30 anni c'è stato un monopolio culturale che ha stravolto le parole. Adesso poi sarebbe un discorso molto lungo.
Voleva intervenire Maruska Pired e poi sentiamo anche Stefano Corradino, sempre collegato via Skype. Sì, io volevo fare solo una riflessione, perché giustamente stavate parlando del linguaggio diverso che si può usare nel web, del linguaggio invece che usa la televisione, io aggiungo del linguaggio che usa la politica, quindi un linguaggio molto semplice, molto spesso sono slogan, però siamo continuamente in campagna elettorale. E credo che tutto questo sistema abbia in un certo qual modo accentuato quello che ormai è diventato l'individualismo nostro, che è al cubo l'ennesima potenza dal capitalismo, siamo arrivati ad oggi. E come diceva Masha, cioè sua figlia ha 18 anni, io ne ho una che ne ha quasi 14, dice: io ho difficoltà a condividere e a relazionare. Ora, secondo me, quello che ha fatto il web di grandioso oggi è esattamente il contrario di quello che sostenevano coloro che non lo conoscevano, cioè dicevano: invece di parlare con il tuo vicino tu ti metti lì e stai al computer, quindi inizi a perdere quello che è il contatto. Forse si è perso qualcosa in termini di contatto fisico, ma si è recuperato qualcosa che la politica deve comunque riscoprire, ed è l'umanità. Cioè, noi abbiamo perso la nostra profondità come persone, la complessità del linguaggio che non usiamo più rispecchia un po' quella che è la superficialità delle nostre relazioni e del messaggio politico che ci viene comunque costantemente dato. Per cui ritengo che forse una delle carenze principali che ha la politica oggi è quello di aver dimenticato, di aver voluto dimenticare, che comunque l'insieme di tutti i cittadini ancora ha al suo interno viva questa umanità che gli dà la capacità, soprattutto attraverso il web, di condividere a questo punto le difficoltà di tutti i giorni e di creare una rete di relazioni anche fra persone di generazioni diverse. Allora, davanti a questo mare immenso che si sta muovendo e a questa estrema inversione di tendenza, non ci sono molte armi da utilizzare per tamponare. E c'è soltanto una cosa da fare, ed è quello di iniziare a riconoscere ciò che sta accadendo. Cioè, è importante riconoscere quello che sta accadendo oggi nella società. Non è vero che c'è qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo, ma forse stiamo recuperando qualcosa che avevamo perso. Sentiamo Stefano Corradino. Stefano, ci senti? Sì, vi sento. Allora, abbiamo... Sì. Tu mi senti? No, l'unica cosa è che io riesco a sentire in diretta male e quindi magari visto che non ho sentito granché, vi chiedo di farmi una domanda magari. Sì, forse c'eravamo in questo momento un po', ci chiedevamo dei linguaggi, dei vari linguaggi che il web offre, e il tutto ha il sapore della libertà, no? Su tutto, e quindi anche incastrarsi in un linguaggio che è politichese, che magari è lontano, desueto, non esiste più come stato sociale, diceva Masha. Se dico a mia figlia stato sociale, lei non sa di che cosa sto parlando. Sì, qui si sente. Annalisa traduce. Sì. Sì, mi sentite? Sì. Beh, il tema del linguaggio. Il tema del linguaggio nel web e non solo è un tema fondamentale. Mi viene in mente uno studio che ho letto alcune settimane fa e di cui hanno parlato anche, insomma, relativamente sui giornali. Uno studio fatto negli Stati Uniti d'America, hanno fatto un esperimento che è molto interessante dal punto di vista linguistico. Hanno messo insieme un gruppo di giovani. L'esperimento al momento si ferma qui. Un gruppo di giovani messi insieme, cosa potrà essere mai accaduto?
niente, abbiamo bisogno di qualche puntata in più. Però Emanuele Toscano, che è un sociologo e che è qui con noi, ci può dire a livello, cioè, cosa vede un sociologo guardando tutto quello che ci stiamo tutto quello che, quanto tempo c'ho? È tornato Corradino, siamo fermi qui. Sull'esperimento. Sull'esperimento, un gruppo di giovani si mettono insieme, un po' di giovani, e che succede? Sì. Allora. Sempre più giovane. Sì, posso continuare? Sì. Perfetto. Allora, a questi giovani, a questo gruppo di giovani, hanno fatto vedere un video di un'automobile ad alta velocità. A un certo punto hanno chiesto, di fatto c'è stato un incidente automobilistico. Allora hanno diviso questo gruppo di giovani in due sottogruppi. Al primo punto, hanno chiesto. Mi spiace, ma Stefano, la sì. connessione è pessima, siamo costretti a. Se ce lo scrive, se twitta. A questo punto vogliamo sapere. Io ho capito alta velocità, ma non era un treno, era un'automobile in questo caso. Purtroppo quindi non riusciamo proprio a sentirti, è tutto a scazzi. Però se ce lo racconta veramente scrivendolo, almeno poi noi se lo leggiamo. Se riesci a mandarci una mail oppure a twittarlo, così scopriamo questo esperimento. Nel frattempo il sociologo ha preso tempo. Sì. Ci vorrebbero parecchie ore. Twitto. Allora, la prima cosa, secondo me, la prima osservazione da fare è relativa al fatto che stavamo parlando di linguaggi, no? Nemmeno il web è esente da un linguaggio, diciamo dal politichese, se lo vogliamo definire così, cioè anche all'interno del web ci sono delle situazioni in cui vengono riprodotte dei linguaggi ideologici standardizzati, eccetera eccetera, che non perché vengono scritti su internet o twittati hanno, diciamo, un significato diverso. Però, visto che parlavamo di linguaggio, magari proviamo a parlare di tre parole che girano intorno al concetto di web e piazza, che sono il concetto di cyberspazio, il concetto di fiducia e il concetto di rappresentanza politica. Diciamo, se fino a qualche tempo fa la realtà che si sviluppava su internet era considerata appunto cyberspazio, definizione che viene da un romanzo di Gibson, Neuromante, no? Che immaginava questo mondo parallelo alla realtà e che poi è ripresa dagli attivisti per i diritti digitali negli Stati Uniti, che appunto lo trasferiscono, gli danno una valenza sociale, identificano il cyberspazio come appunto il luogo in cui si sarebbero costruite le relazioni sociali e le persone sarebbero andate a vivere nelle campagne e avrebbero costruito le loro interazioni sulla rete. Questo però che cosa nascondeva questa definizione? Nascondeva un'idea precisa, cioè quella che c'era una separazione forte tra lo spazio fisico, oggi ne abbiamo discusso in macchina, la realtà fisica e la realtà virtuale. In realtà oggi non è più così, soprattutto per le persone più giovani, per quelle che hanno socializzato il web e i suoi strumenti fin da piccoli. Il web non è nient'altro che una delle componenti dell'espressione della costruzione del sé, dell'individuo. Quindi non c'è un doppio livello ed è questo anche il motivo per cui le manifestazioni, le forme di organizzazione attraverso la rete hanno poi un riverbero così importante sulla realtà, nelle piazze, no? Il secondo concetto è quello della fiducia. I social network, se avete mai comprato qualche cosa su eBay, sapete che si costituiscono sul concetto di fiducia, di feedback. Io seguo qualcuno perché mi fido di quello che dice, mi iscrivo a una pagina Facebook perché non mi costa nulla e mi fido di quello che in quella pagina viene costruito. Nel momento in cui non mi fido più, mi sottraggono. Nel nostro vocabolario ormai la fiducia purtroppo è solamente associata al concetto di fiducia parlamentare.
diciamo, si è svuotata del senso più ampio. Quello che manca, secondo me, e che questo, diciamo, bisognerebbe insistere su questo aspetto, è il fatto che le relazioni sociali che si costituiscono intorno alla mobilitazione spesso non hanno questa componente di fiducia. Cioè, le persone, mentre sul web riescono a costituire delle relazioni fiduciarie, affidabili, faticano poi a riportarle nella realtà. Perché dico questo? Faccio un esempio. In questi giorni sto partecipando all'organizzazione della manifestazione del 15 ottobre, ho seguito delle assemblee e mi sono reso conto che questa dimensione della fiducia è molto chiara, nel senso, se sentire le parole delle persone che parlano durante l'assemblea fa emergere in maniera molto chiara questo aspetto. Coloro i quali hanno costruito la loro militanza politica per tradizione culturale, eccetera, eccetera, fuori dal web, faticano ad accordare la fiducia alle persone che in quel momento gli sono davanti. Perché? Perché non hanno interiorizzato quegli strumenti che il web mette a disposizione, anche in termini non solo pratici, ma anche in termini di senso che viene dato all'azione. C'erano due indignati, si sono posti nell'assemblea nello stesso modo con cui, diciamo, si relazionerebbero su Twitter, su Facebook, ok? In maniera paritaria, non c'era un sottotesto, non c'era un retropensiero. Ok? Poi è ovvio che anche la rete, come dicevo all'inizio, soffre di questa deriva di ideologizzazione. Il terzo aspetto è quello relativo alla crisi della rappresentanza politica, però in realtà volevo prima fare un altro passaggio. Riguardo a quello che dicevano sia Alessandro che Francesca. La rete, diciamo, fornisce, che cos'è la rete? È uno strumento di, come lo definisce Castells, che insomma è un sociologo che su questo ha scritto e detto parecchio, è uno strumento di comunicazione individuale di massa. Che cosa significa questo? Che ha le potenzialità per raggiungere tutti, ovviamente. Un video messo su YouTube può essere visto da un giapponese, come da un sudamericano, come da chiunque. Ma nello stesso tempo il messaggio che veicola è fortemente calato sull'individuo che lo produce, è espressione di questo individuo, fa parte del suo percorso di costruzione e di affermazione individuale. Terzo punto, per ritornare a quello che dicevo prima, la questione della crisi della rappresentanza politica. Quindi, se da una parte il web ha un ruolo determinante, lo abbiamo visto in Italia, ma anche negli altri paesi, in Spagna e nei paesi arabi, e come diceva giustamente Alessandro, non è la contingenza del fatto che in quel momento si twittava che la rivoluzione è scoppiata, ma è il socializzarsi a quel tipo di comunicazione che ha permesso quello che è successo. Mentre la politica intesa come la si intende comunemente, diciamo, per parlare come se stessimo al bar, soffre di una crisi di rappresentanza, e questa secondo me si struttura su tre livelli. Uno, perché non riesce a dare le risposte alle difficoltà che le persone hanno dal punto di vista sociale, culturale, eccetera, eccetera, e non riesce a fornire delle risposte adeguate. Questo è il primo punto. Arranca su questo. Il secondo punto è dato dal fatto che, appunto, l'emerge della centralità della figura dell'individuo, che non è necessariamente un qualcosa di sbagliato, sia chiaro. L'individualismo è, perché noi lo vediamo declinato nei termini più beceri, che l'ismi fanno sempre. Sì, per carità. Però, diciamo, è il cardine su cui si è costruita la modernità, se vogliamo, quindi non possiamo farne a meno. Quindi l'emerge della figura della centralità dell'individuo più che la figura dell'individuo, diciamo, rende quelle istituzioni, quei soggetti collettivi che per natura e mission si sono sempre rivolti in maniera indistinta alla massa, a non riuscire a costruire un discorso che sia comprensibile, sia calato
nella realtà individuale di tutti. Questo, l'esperienza per esempio dell'Isola dei Cassaintegrati mi fa pensare proprio a questo, cioè il fatto che un blog si sostituisca all'attività sindacale è che faccia da cassa di risonanza da un lato e rappresenti, poi ovviamente il sindacato fa un altro tipo di lavoro ed è giusto che ci sia, no? Ma è sintomatico il fatto che si creino queste forme parallele, ecco, di organizzazione intermedia, si direbbe. Il terzo punto invece è la questione che viene meno il ruolo, diciamo, di leadership della politica ed emergono altre figure, altri soggetti. Pensiamo a, anche questo ne abbiamo discusso in macchina venendo, ed è una contingenza. Avete fatto un pre-incontro, un pre-dibattito. La prossima volta mettiamo una telecamera nascosta in macchina. Abbiamo dovuto affrontare lunghe ore di viaggio. E, dunque, dicevo, la mancanza di rappresentanza. Il terzo aspetto della mancanza di rappresentanza è legato al fatto che emergono, appunto, la politica perde peso ed emergono nuove figure. Queste figure sono, per esempio, la Corte Costituzionale che acquista credibilità, la magistratura, no? A sinistra queste figure sono sempre state viste in maniera piuttosto critica, per usare un eufemismo. Pensiamo per esempio al cantore della sinistra italiana, De Andrea, ha scritto una canzone, Il giudice. Che diciamo, rappresentava la magistratura in maniera molto, molto puntuale. E, l'ultima cosa, se non c'è un altro giro, se no lo dico dopo. Abbiamo un altro giro? Perché nel frattempo arrivano da casa, mentre Masha controlla l'orologio, abbiamo sì una considerazione da casa. E allora facciamo una considerazione. Ci stanno arrivando tantissimi tweet, quindi ve ne volevo leggere alcuni. Li mettiamo anche. Allora, Stefano dice, secondo voi in Parlamento quanti sono onorevoli e quanti non onorevoli? Una domanda un po' retorica in realtà. Poi ancora, lottiamo per diffondere capillarmente in tutta Italia il web per liberarci dal gioco televisivo pilotato e lobbista. Poi c'è una domanda per Giglioli. Arriverà in Italia la rivoluzione quando, secondo lei? Quando, Giglioli? Anche sì. Che questa è la vogliamo la data da Giglioli. Ma vogliamo sapere tutti. La rivoluzione di tipo nordafricana non credo. Credo che se parliamo invece di rivoluzione nel senso etimologico della parola, cioè che ci siamo in un periodo di declino di un regime e di inizio di una nuova fase, che se sarà positiva o meno dipende molto da noi, penso proprio che ci siamo. Sì, penso che siamo alla vigilia di un grosso cambiamento di questo paese e penso che la rete abbia contribuito, proprio per quello che si diceva prima, a portare le coscienze verso questo cambiamento. C'è molta criticità verso il cosiddetto clicktivismo, no? Quello che viene chiamato il clicktivismo, cioè l'attivismo da click. Molta gente dice se ci si limita a fare un click su un appello o una raccolta di firme non si fa vera politica. Ecco, io questa la trovo un'affermazione un po' ingenua, perché al contrario io sono convinto che la rete porti più attivismo di quanto ne tolga all'attivismo fisico. Ecco, a proposito di ecologia delle parole, ecologia del linguaggio, appunto, un'altra cosa di cui si è discusso prima, però qui all'autogrill, non in macchina. È importante, se vogliamo fare un'ecologia del linguaggio puntuale rispetto alla rete, piantarla una volta per tutte di distinguere fra reale e virtuale, perché questa distinzione fra reale e virtuale ci fa credere che ciò che avviene in internet, le discussioni, i confronti, non sia vero, non faccia parte della realtà. Allora io propongo personalmente che la distinzione sia fra digitale e fisico, laddove e il digitale e il fisico fanno parte in egual modo, magari con caratteristiche diverse, ma con egual dignità del reale. Quindi piantiamolo una volta per tutte di dividere fra virtuale e reale, distinguiamo semmai fra fisico e digitale. Ecco, questo vale anche per le relazioni, tu prima parlavi delle relazioni. Io sono convinto che un uso della rete abbastanza maturo, decentemente maturo, ti porti ad aumentare le tue relazioni fisiche. Metà dei presenti l'ho conosciuti prima in internet che non di persona. La mia attuale fidanzata pure, l'ho conosciuta prima, è nata pure una figlia, quindi se c'è qualcosa di molto fisico, diciamo così. Più relazione di così. No, ma non è, a parte questo, molte delle mie attuali relazioni
che sono anche fisiche, cioè di persone con cui mi vedo per parlare di politica o di pallone, sono relazioni nate prima chiacchierando online, no? Quindi dobbiamo un po' superare questa fase ingenua in cui diciamo la rete toglie qualcosa al mondo fisico. È vero anche per l'attivismo. Complessivamente la rete dà più di quanto non tolga all'attivismo fisico. La manifestazione dei Viola è stato forse l'esempio più lampante in Italia, ma ce ne sono state tante altre anche all'estero. Semmai dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per migliorare la rete. La prima cosa è quella che ho detto prima, cioè smetterla di identificare la rete come qualcosa di virtuale. A questo ci si arriverà, secondo me, quando il 100% delle persone saranno in rete, obiettivo in Italia molto rallentato dall'establishment economico e politico, ma obiettivo inevitabile a cui si va. A quel punto la si smetterà, ancora ecologia del linguaggio, di usare un'altra parola, popolo della rete, che non esiste più o esisterà sempre meno, perché il popolo è il popolo, e che stia in rete e che non stia in rete. Quando starà tutto in rete, perché tutti saremo connessi, ecco che a quel punto la frase si afflosserà da sola. Quando ci sarà l'identità fra coloro che esistono e coloro che esistono online, questa frase non avrà più senso. La seconda cosa che dobbiamo fare è considerare la rete, qualcuno di voi ne accennava prima, non mi ricordo se tu, come luogo di miglioramento personale. Cioè la rete non è, questo è molto importante, si può fare. Cioè, teniamo conto che la politica migliore oggi la facciamo ciascuno di noi nella sua microsocialità, con i suoi 100, 200, 1000, 5000, di cui non si può, amici di Facebook, e con questa sua rete ognuno di noi cerca di fare educazione, di aiutare gli altri e se stessi a migliorare attraverso il confronto, la contaminazione, la dialettica, il dibattito. Questa secondo me è una politica. Quando si dice fare politica, molto spesso si pensa a fare politica in Parlamento o con l'attivismo, tutte cose molto degne secondo me e che non vanno sminuite, ma si può fare politica anche attraverso la propria rete sociale. Ciascuno di noi nella sua rete sociale è una micro celebrity, è una micro celebrità, no? È finito il tempo in cui c'erano le celebrità e gli ignoti. Ognuno di noi è una piccola celebrità per la sua piccola rete sociale, che può essere di 50 o di 5.000 o di 10.000 persone. Ecco, in questa rete in cui ciascuno di noi è micro celebrità, ciascuno di noi può cercare di migliorare l'ambiente intorno a sé. Può cercare di migliorarlo dal punto di vista etico, dal punto di vista politico, proprio per smentire quanti dicono che la rete è un luogo invece di abbassamento, no? Di banalizzazione. Può essere il contrario, dipende molto da noi, ma può essere anche il contrario. Quindi se io devo individuare tre obiettivi della rete, il primo è quello dell'identità della rete con le persone, non più luogo virtuale ma luogo di ciascuno di noi. L'uso della rete come forma di contaminazione, di miglioramento è individuale ed è il prossimo, nel senso di quello che... E poi qui vado a un punto banale ma fondamentale in questo benedetto paese, cioè la preservazione della libertà della rete. Ne parliamo spesso, nonostante ne parliamo vediamo che il potere politico continua a applicare attacchi alla rete. Quello che sta succedendo adesso con la delibera di Agicom, che arriverà a novembre, sarà un grosso passo indietro di questo paese. Io ho litigato al festival del PD di Pesaro con Calabrò su questo tema, perché Calabrò è un simpatico signore che non sa nulla di rete, che pure non sa nulla, lo si vedeva anche nel linguaggio che utilizzava, in me, perché il lessico tradisce, e che pure è diventato a seguito di una decisione del Parlamento, anzi del governo con il decreto Romani, è diventato un decisore importante per la rete, e sarà l'autorità, lui e la sua autorità saranno quelli che possono comminare multe molto pesanti a chi utilizzerà magari un brano di un articolo di giornale o di un libro o di una canzone o di un video per fare un discorso anche di tipo politico. Io non credo che si arriverà alle multe. Credo che però si arriverà alla disincentivazione un'altra volta. Per non arrivare alle multe si disincentiva le persone dall'uso della rete, le si educa che immettere contenuti in rete è pericoloso, le si educa che vince il più forte in rete, perché il più forte è quello che ha gli avvocati, che può andare davanti all'Agicom a sostenere la sua tesi, che non ha paura di confrontarsi con un soggetto debole, che è il singolo blogger, che è il singolo immettitore di contenuti online. Quindi un'opera di diseducazione pericolosissima. Quindi
È vero che l'Italia non è il Nord Africa, e qui torniamo, non è un luogo dove c'è la dittatura, non è un luogo dove la rete viene vietata come la Birmania o la Corea del Nord, è un luogo in cui la rete viene disincentivata attraverso l'assenza di infrastrutture, la debolezza delle infrastrutture, la burocratizzazione, la minaccia di sanzioni, come avviene. Quindi io ho voluto mettere, in un libro recente che ho scritto sulla rete, ho voluto mettere come frase finale, l'editore mi ha detto ci vuole una frase da mettere in copertina in quarta, inventati qualcosa. Io mi sono scartabellato una serie di citazioni che avevo trovato su internet, non mi piaceva nessuno. Poi alla fine, in modo del tutto casuale, rispolverando un vecchio libro una sera che stavo dando al figlio della mia compagna che ha 20 anni, ho trovato una frase di Diderot che dice diffidate di coloro che vengono a mettere ordine. Ecco, mi sembrava perfetto per un libro sulla libertà della rete, ed è quello che secondo me dobbiamo fare ogni volta che parliamo di internet. Voleva intervenire Emanuele Toscano, poi Annalisa sentiamo anche il popolo. Il popolo arriva dalla rete, ma il popolo. No, a proposito di questo discorso della libertà della rete, secondo me chiunque frequenta la rete ha diciamo l'esempio che liberare la rete è la soluzione più giusta, e l'esempio è Wikipedia. La storia di Wikipedia rappresenta diciamo la vittoria della libertà su la chiusura. Wikipedia all'inizio nasceva con una prospettiva diversa, per la costruzione di ogni singola voce, si chiamava Nupedia prima, per la costruzione di ogni singola voce era necessario passare 7 livelli di diciamo conferma del contenuto prima che la voce potesse essere messa, diciamo, resa pubblica. Quando si sono resi conto che questo sistema non funzionava, hanno semplicemente, diciamo, invertito la logica. Hanno detto diamo la possibilità a chiunque di scrivere, e poi sarà la comunità stessa che frequenta Wikipedia a adattare piano piano, per approssimazioni successive, il contenuto della singola voce. Andiamo al popolo. Sì, innanzitutto Arianna, volevo far concludere il discorso a Stefano Corradino, perché c'è scritto in chat e mi sembra giusto, dato che c'era un esperimento in atto, no? Sì, ecco, allora, racconto l'esperimento. Hanno mostrato a circa 100 ragazzi le immagini di un incidente automobilistico, poi hanno diviso in 2 gruppi. Al primo gruppo hanno chiesto a che velocità le macchine si sono scontrate, al secondo hanno chiesto a che velocità le macchine si sono schiantate. Ebbene, tutte e due avevano visto lo stesso filmato, ma per il secondo gruppo le macchine andavano a velocità di gran lunga superiore. E lui poi conclude: il linguaggio del web può arrivare sicuramente alla gente comune più direttamente di quanto possa fare quello della politica, ma al tempo stesso aumenta anche la responsabilità da parte del produttore dei contenuti, giornalista o meno, la responsabilità ad esempio di produrre un'informazione documentata e di non perseguire la rincorsa a chi dà la notizia per primo, bruciando gli altri sul tempo. Su questo mi sembra che siete tutti d'accordo. Il rating di cui parlava il feedback, di cui parlava Emanuele, no? Cioè, se io scrivo una cosa, a forza di scrivere per bruciare gli altri, scrivo una cosa iniziata, una cialtronata, il mio feedback sarà scarso, la reputazione è fondamentale, la reputazione online è fondamentale. E qui c'è una cosa sola che aggiungo, poi non voglio monopolizzare. Tanto è veloce la rete nella pubblicazione e nel consumo del contenuto, io scrivo un tweet, dopo 5 secondi lo può leggere l'intero pianeta, no? Lo stesso sul blog, eccetera. Quanto è lenta nella attribuzione di reputazione? Cioè, per avere una reputazione buona in rete ci vogliono degli anni, no? In cui la gente impara a fidarti, la fiducia di cui parlava Emanuele, e ti dà questa reputazione positiva o negativa a seconda se tu cialtroneggi o meno in rete. E poi ci sono anche altri elementi che diranno la reputazione: la capacità di autocritica, la capacità di prenderti in giro, di non prenderti sul serio, il lavorare su livelli paritari e non dall'alto verso il basso, tanti elementi, però questo è fondamentale. Capacità di non prenderti troppo sul serio, di prenderti in giro, di essere autoironico. Torno immediatamente da Francesca Fornario, è il nostro ultimo giro lanciato da Emanuele Toscano, e quindi un quarto d'ora ancora, insomma, più o meno ci diamo. E a Francesca chiederei, ci siamo detti, no? Chi ha paura della rete e perché? Chi ha paura della satira e perché? Ma le stesse persone, per gli stessi motivi, esattamente, per gli stessi motivi, proprio per quello che dicevo prima, perché la satira è un discorso più libero, è un linguaggio più libero, e
che riesce a creare più condivisione e più immediatezza. Cioè, mentre il linguaggio della politica utilizza parole, dicevamo prima, spesso distanti dal linguaggio delle persone, la satira invece fa immediatamente presa, soprattutto su internet, dove siamo noi a fare i palinsesti, siamo noi a fare anche il gradimento. La satira invece vola velocissima, cioè chiunque può mettere un video su YouTube e questo video può diventare popolarissimo anche se non è stato prodotto dalla Endemol. Quindi quello che non succede in televisione può succedere su internet. La satira fa paura per questo motivo, perché è un linguaggio immediato. Secondo me quello che è successo a Milano nella campagna elettorale di Pisapia è proprio la dimostrazione, e cioè la Moratti ha fatto il passo falso di accusare Pisapia di aver rubato il furgoncino famoso. Se questo fosse successo quando non c'era internet, se questo fosse stato semplicemente un passo falso lì. Tant'è che lei invece era convinta di aver segnato un punto a suo favore, addirittura lei scientemente ha detto questa frase alla fine di un dibattito televisivo, pensando: ecco, adesso io ho azzerato la possibilità di replicare. Non aveva calcolato la rete. Sulla rete, grazie alla satira, questa replica si è ingigantita e in realtà è stata molto più popolare della frase della stessa Moratti. Cioè la maggior parte delle persone sono venute a conoscenza dell'accusa della Moratti a Pisapia insieme anche già alla replica satirica della rete. Quindi la satira fa paura per questo, perché diciamo, la satira usa furbamente l'artificio della comicità per attirare le persone. La comicità è un linguaggio potentissimo e non è la stessa cosa della satira. Spesso i censori della satira usano questo argomento, no? Ti dicono: ah, questa cosa non fa ridere, quindi non è satira. Però ci sono, non so, delle vignette di Bucchi, ma come anche dei bellissimi pezzi di Guzzanti, che in realtà non fanno ridere, al massimo fanno sorridere amaro, eppure sono satirici. La satira usa la comicità come usa il paradosso, cioè usa questi linguaggi che colpiscono per poter dire delle cose che altrimenti non ci permettono di dire in televisione, soprattutto. Quindi penso che in realtà i nemici della rete e i nemici della satira siano proprio le stesse persone, ma lo vediamo anche dalle loro dichiarazioni. Cioè i politici che tendono a boicottare internet sono gli stessi che boicottano la satira, diciamo, ecco, il conservatorismo è lo stesso. Dalla rete torniamo un attimo alla piazza con Emanuele Toscano, che è anche il riferimento italiano di un sociologo francese che è Turenne, sì. E che ha osservato, ci ha guardato, ci ha visto in movimento, no? In particolare ha osservato e studiato proprio il popolo, sì, il popolo, sì, viola. Sì. Diciamo che quello che Turenne ha messo in evidenza poi alla fine è, secondo me, l'aspetto più significativo, al di là di tutto quello che il popolo viola poi ha espresso successivamente alla manifestazione. E questo, diciamo, è un esempio del fatto che non tutto ciò che è in rete poi è buono e positivo, nel senso anche il dibattito in rete può scadere, così come quello parlamentare e politico, ovviamente. Dibattono gli uomini. Esatto, questo ritorniamo all'osservazione di Alessandro. Quello che però, diciamo, ha messo in evidenza, e che penso fortemente anche io, è la dimensione della comunicazione individuale di massa che dicevo prima, cioè il fatto che una serie di individui hanno trovato nello spazio, in questo caso specifico del social network Facebook, uno strumento di aggregazione di massa, ma che nello stesso tempo era totalmente calibrato su l'individuo, su se stesso. Che, no? Poi è sceso nella piazza. Che poi è sceso nella piazza e non ha fatto altro che diciamo coronare il percorso che si era costruito sulla rete nella realtà. Ma non è che c'era una differenza, sì, come giustamente diceva Alessandro, tra quello che succedeva sulla pagina. Mi veniva da dire diventando corpo, e forse questo, no? Acquisendo fisicità, ma anche facendo corpo, no? Facendo comunità, diventando, sì, questo, quindi dall'individuo, l'individuale, l'individualismo al invece. Sì, diciamo, io penso che non vedo nessuna differenza tra quello che è stato la costruzione della pagina Facebook del Popolo Viola con la partecipazione e il contributo di centinaia di migliaia di persone, e quelle stesse centinaia di migliaia di persone che poi stavano in piazza un giorno, ci sono date appuntamento un giorno specifico, ma quelle persone si relazionavano, hanno continuato a relazionarsi anche successivamente alla manifestazione nello stesso modo con cui sono scese in piazza. Rete, piazza, palazzo, partecipare tra rete, piazza e palazzo. Partecipare, dunque, stasera sono state fatte riflessioni
dal mio punto di vista molto interessanti, delle considerazioni sulle quali io stessa rifletterò. E volevo fare una considerazione velocissima in merito alla satira. Tu prima hai chiesto chi sono i nemici della satira, chi ha paura della satira e chi ha paura della rete. Ecco, in questo caso un'ennesima autocritica della politica. Sembra quasi che la politica oggi, e dico oggi in modo particolare, abbia paura di affrontare i propri errori. E quindi cosa fa? Si chiude, si barrica all'interno del palazzo. Per questo cerca di censurare la rete, per questo cerca di limitare la satira, perché sono gli unici mezzi oggi che vanno lì e dicono alla politica: guarda dove hai sbagliato, e puntano il dito. Allora, l'atteggiamento che dovrebbe avere una politica seria per recuperare la propria credibilità sarebbe quello di scendere in piazza, cioè di scendere dalla poltrona, di mettersi a livello della piazza e dire: sì, in effetti sono umano, ho sbagliato, vediamo cosa si può fare. È controproducente non farlo, è controproducente perché crea una contrapposizione e un gap che diventa sempre più ampio tra coloro che cercano di fare la politica buona e una politica che invece lavora per se stessa. Allora, ripeto, autocritica della politica, coraggio nuovamente per i giovani che fanno politica, anche a volte il coraggio di essere impopolare o di fare delle scelte sbagliate, il coraggio anche di ammettere i propri errori, perché questo è un esempio non soltanto per chi è grande e ti deve giudicare, l'esempio è quello anche da dare alle nuove generazioni. Si è umani, si può sbagliare, dagli errori si impara, li si affronta e si cresce. L'unico modo perché quella fiducia poi, no, possa rimanere in piedi. Masha, provato. Sì, no, credo che questo dibattito, adesso cercherò di rintracciare la registrazione del viaggio in macchina e dell'autogrill, che metteremo anche quelle in rete perché credo che siano un appendice fondamentale, sì, del dibattito. Io credo che quello che abbiamo fatto anche qui e quello che stiamo cercando di fare può essere interessante, e mi dicono dalla regia che ha reso dal punto di vista del web, perlomeno, nel senso che c'erano fino a 370 persone in contemporanea e quindi magari un paio di migliaia di persone hanno girato in questo dibattito e hanno visto il dibattito, e credo che anche questo sia interessante. Forse dovremmo perfezionare meglio la interazione con Skype, dovremmo perfezionare delle cose. Credo che una delle maniere di usare la rete sia anche questa. Ecco, io sono molto d'accordo con quello che diceva Alessandro, che diceva che non c'è una verità ma ci sono diverse verità, cioè non c'è una maniera di usare la rete, ci sono diverse maniere di usare la rete. Credo che fondamentale sia quello di che è necessario per avere credibilità, cioè il fatto di essere sinceri, quando non lo si è lo si dice, dell'autocritica e del cercare di conquistare la fiducia sulle cose che fa e sulle azioni che fa, insomma. Questo può rimanere a te. Noi ci salutiamo e ringraziamo tutti voi che siete rimasti collegati, che siete intervenuti, che avete interagito con i vostri messaggi. Erano più di quelli che siamo riusciti a leggere, però grazie per esserci stati. E continuano, nel senso che avevo qua il programma, non so dove l'ho messo. Guarda un po', è questo. Eccolo qua. Allora, diciamo che domattina, continuo subito, domattina dalle 9 alle 10 con ascolto e interazione, con un dibattito sulla rete fatta dal Partito dei Valori proprio specifico, e il successivo invece sarà alle 12.45-13.30 Diritti per tutti con Enzo Marzo, Franco Grillini, sempre domani dalle 13.30 alle 15 referendum, petizioni, democrazia partecipativa con Beppe Giulietti, Andrea Morrone e Stefano Pedica. Volevo dire che comunque tutti i dibattiti, tutti, sia quelli web, questi twittando live, che i dibattiti del palco centrale, saranno trasmessi in streaming e sarà possibile interazione. I vari moderatori riceveranno le domande che verranno postate con l'hashtag cancelletto Vasto 2011, e poi dopo vedremo se riusciremo a avviare questa interazione. Io ti ringrazio tantissimo. No, grazie a voi, grazie per questo primo incontro intorno al web. Buona serata.